E mentre Bitcoin continua a riposare, a dormire, il mondo cripto non lo fa e proprio in questi giorni ci sono state tante, tante, tantissime possibilità di fare un grande profitto, ragazzi, nel mondo delle criptovalute. Ho pensato che invece di fare la solita analisi di tecnica sui mercati e sul grafico di Bitcoin, che è sempre fermo, ragazzi, da un po' di tempo, quindi magari in settimana comunque riprendiamo dei discorsi ciclici per vedere alcune peculiarità, però ho deciso di spiegarvi quello che invece ho fatto io in questa settimana. È uno dei miei investimenti più proficui, devo essere sincero, degli ultimi 4-5 mesi, che viene ed è stato offerto proprio dal mercato cripto, ragazzi, perché questo è un mercato che ha sempre tante, tantissime possibilità dietro l'angolo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video del lunedì, un video un po' speciale, un video dove parliamo di una possibilità che c'è stata nel mercato cripto relativamente a una nuova coin, insomma, che si sta creando in questo momento, devo essere sincero, quindi è una cosa estremamente giovane. Parliamo di questo progetto oggi, vi faccio capire quello che ho fatto io, perché, come ho ragionato, come sempre, valutiamo anche la possibilità che ci sono attualmente, come abbiamo fatto nel mio famoso video ormai del CRO, ragazzi, quando vi ho parlato del CRO quasi 2 mesi fa e abbiamo fatto l'80% nell'ultimo video. Adesso andiamo a vedere che cosa sta facendo questa cripto. E andiamo a capire perché lo sta facendo, che cosa fa, cosa non fa, sempre da un punto di vista di natura economica e da investitori, ragazzi, quindi non da informatici, perché quando parliamo del mercato cripto, ragazzi, in questo caso ci sarebbe da fare una serie di approfondimenti da un punto di vista anche informatico relativamente alle cripto che prendiamo in considerazione. Però non si può fare tutto, non possiamo trattare tutto, verrebbero dei video immensi e soprattutto estremamente confusionari, quindi noi lo facciamo sempre come valutazione dell'investimento per capire cosa è successo, perché ho fatto il 100% in 6 giorni, da cosa è dovuto, insomma, cosa è dovuta questa grandissima percentuale e soprattutto può continuare, può fare ancora bene nei prossimi giorni e quali sono i rischi, ragazzi. Bene, allora andiamo subito a vedere questa cripto, ma prima vi devo chiedere di iscrivervi al canale per sostenermi, ragazzi. Lo so, estate, fa caldo, siamo tutti un po' marittimi, però ragazzi, mi servono i vostri mi piace sui video per sostenermi nel canale. Fatemi sapere anche quello che pensate di questi video, di queste possibilità. Io cerco di portarvi sempre roba nuova proprio perché in questo momento un po' di riposo di Bitcoin. Andiamo a vedere anche altre potenzialità, altre cose che può fare il mondo cripto, che sono veramente tante, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale, lasciatemi nei commenti quello che pensate, anche perché no, se avete delle idee in testa che vi frullano e delle proposte anche di investimento che è possibile valutare, e poi le andremo a spulciare, ragazzi. Allora, la coin di cui parliamo oggi è Ample, non so se pronuncio giusto, ragazzi, perché sinceramente non lo so, comunque io la pronuncio così, AMPL. Ragazzi, Ampleforth. Allora, questa coin, ragazzi, è la coin che mi ha fatto fare il 100% in soli 6 giorni. Qui vedete il super pump che ha avuto. Adesso vi faccio vedere intanto quello che è il pump sul price. Questo, vedete, è relativamente basso, quindi non è, sì, è un pump sicuramente, insomma, importante, poi lo sappiamo quando il mercato delle cripto dà questi super rialzi, insomma, ragazzi, sono considerevoli le percentuali. Però in realtà quello che ci interessa in questo caso è la market cap, ragazzi, la market cap che è salita tantissimo, e vi spiego nel video perché la market cap di questa coin è estremamente importante. Allora, intanto andiamo a capire che cos'è questo investimento, che cos'è e che cosa fa questa cripto. Eccoci davanti al loro sito, ragazzi. Allora, semplicemente, Ample è una criptovaluta come Bitcoin, ma è collegata a un meccanismo che fa variare la supply, ragazzi, e non il prezzo. Eh sì, esattamente, questo è il discorso, diciamo, di questa criptovaluta. Il prezzo varia, ragazzi, però in realtà nel lungo periodo sarà una specie di stable coin, quindi sarà più o meno intorno a $1 il prezzo di questa cripto. Non potrà spostarsi più di tanto perché il meccanismo che è stato utilizzato dagli ideatori della cripto è quello di rendere variabile la supply alle variazioni di prezzo. Cosa succede, in parole povere, ve lo spiego in maniera estremamente semplice: se il prezzo sale di questa cripto
criptovaluta, quindi aumenta la domanda per acquistare questa cripto, allora ragazzi abbiamo una salita di prezzo, ma automaticamente l'algoritmo sottostante farà una specie di helicopter money, chiamiamolo così, una specie di airdrop costante ai possessori della cripto, darà altre cripto, altre token diciamo a disposizione di questa criptovaluta, e così facendo in pratica ragazzi aumenta la supply. Perché aumenta la supply? Perché aumenta così l'offerta di questa cripto. Aumentando l'offerta, nel medio lungo periodo il prezzo ragazzi tornerà al suo livello di equilibrio, che è stato fissato più o meno intorno a un dollaro. Perciò quello che si vede nelle variazioni di prezzo di questa criptovaluta è momentaneo, perché la cripto ritornerà al suo valore di un dollaro, ma è importante capire che non si perdono i benefici dell'incremento di prezzo, perché vi vengono regalate altre coin. Questo è il concetto di fondo, quindi altre criptovalute vi vengono regalate, vi vengono messe nei wallet. Questo meccanismo si chiama rebase. Allora, il rebase consente a questa criptovaluta di avere un prezzo variabile nel breve ma stabile nel lungo periodo, e di avere invece una supply variabile. Quindi è una alternativa, ragazzi, è un'alternativa anche unica, almeno io non ne ho trovato altre, non ne avevo conosciuto altre. Questa è una cripto che è uscita fuori nella nostra Trading on Account, grazie a Stefano, tra l'altro lo saluto, ciao Stefano, che ha messo su, ci ha indicato questa criptovaluta e l'abbiamo studiata insieme, abbiamo fatto proprio gli investimenti insieme, abbiamo messo i soldi dentro, abbiamo capito come funzionava e abbiamo tirato su questo super profitto. E in effetti io non ne conosco altre, però ragazzi ha una serie, insomma poi andate sul sito, magari vi studiate un po' tutte le variabili, le caratteristiche, c'è la descrizione anche di quello che fa a livello di algoritmo, la parte tecnica, a me interessa ragionare sull'investimento ragazzi. Allora, risolve una serie di problemi, anche perché parla della famosa correlazione del mercato cripto, quindi dice che tutte le criptovalute sono correlate l'un l'altra, e questo è assolutamente vero, e tecnicamente questa cripto potrebbe essere la prima non correlata in quanto a questo meccanismo appunto di rebase, e quindi con un'oscillazione legata alla supply e non al prezzo, e poi risolverebbe questi problemi di anelasticità praticamente. Ragazzi, sono problemi di natura macroeconomica che non vi spiego qui perché sono estremamente complessi, però in linea di massima le cripto che hanno una supply fissa ragazzi sono suscettibili di shock di domanda, cioè quando la domanda di quella criptovaluta viene meno con una supply fissa, quindi con un'offerta fissa, in pratica la cripto sprofonda di prezzo. Questo è il problema di avere delle supply fisse. Con una supply variabile in questo caso, quando il prezzo va giù, quindi con shock di domanda, quando la domanda diminuisce della criptovaluta, tecnicamente la supply andrà a diminuire insieme alla domanda, e questo farà in modo che questa criptovaluta subisca un effetto deflattivo. Questo effetto deflattivo dovrebbe sostenere il prezzo ragazzi, ecco perché nel medio lungo periodo questa cripto dovrebbe valere intorno a un dollaro, quindi è stato creato questo meccanismo per renderla stabile come prezzo, quindi una specie di stable coin in pratica, e questo potrebbe dare anche la possibilità a tantissimi strumenti finanziari di essere denominati in questa criptovaluta, ed è questo appunto uno dei vari obiettivi. Quindi loro poi identificano, il team identifica questo tipo di use cases, che sono una diversificazione come asset anche di portafoglio, perché in effetti è diversa, io l'ho utilizzata in questo momento proprio per diversificare il mio asset, poi può essere utilizzata anche nella famosa DeFi, ma lo vedremo tra poco che già c'è uno stake in mezzo che è uno sistema di sostegno di questa del valore di questa cripto, e poi vabbè, loro dicono a lungo termine insomma un'alternativa a Bitcoin, ma questo lo dicono un po' tutti quanti. Se no, che cosa è successo ragazzi in pratica? Allora, io ho iniziato a dare un'occhiata a questa struttura, dopodiché ho fatto le mie valutazioni dell'investimento più o meno come ho fatto già con il CRO, cioè ho cercato di capire se questo tipo di cripto potesse avere effettivamente un sostegno da un punto di vista di investimento, e ragazzi ce l'aveva, e ce l'aveva, e come. E allora via giù di lì, in 20 minuti ho buttato giù i miei investimenti su questa criptovaluta per alcuni motivi, adesso li analizziamo. Allora, intanto il primo di tutti è questo ragazzi. Allora, la cripto in questione c'ha lo stake, lo trovate qui, si chiama il Geyser, che è fantastico insomma, quindi voi andate praticamente qui, potete praticamente fare uno
swap di questa cripto con Ethereum come al solito, dopodiché andate a prendervi un annual percentage yield del 285%. Vale. Sì, c'è uno moltiplicatore del 3%, 60 giorni lo potete tenere in stake, ragazzi. Allora, lo stake è sempre il solito problema perché quando tenete le cripto in stake poi crollano di prezzo. Ma qui abbiamo visto che il prezzo è bloccato tecnicamente da questo meccanismo deflattivo della supply. Quindi, se da una parte lo stake è molto alto, dall'altra abbiamo questo super meccanismo supply che fa da cuscinetto un po' tutte le magagne che avevano fatto anche quelli del CRO, ragazzi, che gli è riuscita bene. Anche in questo caso è riuscita a strabbene, ragazzi. Quindi, da una parte abbiamo l'aggressività di uno stake che paga questi ritorni straelevati, ragazzi, e dall'altra abbiamo questo meccanismo della supply che va a diminuire, che rende il discorso estremamente conveniente per i possessori della cripto. Perché, ragazzi? Perché se io possiedo questa cripto ogni giorno, mi pare alle 2 di notte adesso se non ricordo male, viene applicato questo rebate. Cioè, in pratica, io possiedo 1000 di queste cripto, mi vengono accreditate altre 100 cripto. Così, ragazzi, proprio è un airdrop o un helicopter money, vi regalano le cripto. Quindi, il giorno dopo voi, o anche il momento stesso dopo che è avvenuto il rebase, potete andare a venderle. Vedremo anche l'exchange, in questo caso, ragazzi, dove io ho fatto tutte le operazioni, è KuCoin, che è quello più vantaggioso in termini di volumi di scambio. Potete acquistare questa coin anche su Bitfinex. Comunque, KuCoin vi lascio il link in descrizione dell'exchange, ragazzi, in questione. Allora, cosa succede, ragazzi? Se voi acquistate questa cripto e la tenete in portafoglio, vi fanno un rebase. Questo rebase tecnicamente dovrebbe andare ad aumentare il numero delle cripto presenti nel mercato e quindi a creare inflazione e spingere il prezzo a scendere. Ma allo stesso tempo, con il fatto che vi fanno un rebase, ragazzi, in pratica non avete tanta voglia di vendere quei titoli perché si matura interesse capitalizzandolo, quindi è un interesse composto giornaliero, ragazzi, spaventoso, ma è così. Insomma, quando voi tenete queste cripto in portafoglio, ogni giorno ve ne danno altre, perciò che motivo avete di andarle a vendere se ogni giorno ve ne danno altre? E se in più potete addirittura metterle dentro uno stake che vi fa guadagnare queste cifre dopo 60 giorni, il gioco è fatto, ragazzi, la frittata è fatta, avete capito che cosa è successo? Boom, è schizzato alle stelle. In questo caso non dobbiamo andare a guardare l'incremento di prezzo che, come vi ho spiegato, tecnicamente tornerà a 1, ma dobbiamo andare a guardare l'incremento della market cap. Ragazzi, questa è la market cap: più sale, più i possessori della cripto guadagnano soldi, perché in questo caso questa criptovaluta vi paga in base al numero delle coin che sono presenti in questo caso sul mercato, quindi alla supply. Essendo che la supply, ragazzi, ve la danno perché siete possessori, quindi è un airdrop ai possessori, allora in quel caso, se sale la market cap, voi guadagnate. Questo è il concetto che sta dietro a questa criptovaluta. Un po' complessino, lo so, insomma, eccetera, da valutare. D'altronde, ragazzi, i migliori investimenti, quelli un po' spinti, non sono poi semplicissimi. Questo lo dovete capire. Ma chiediamoci una cosa: questo castello di carta, perché al momento, ragazzi, inutile dirlo, è un castello di carta, no? È fatto da questi meccanismi che rendono la domanda di questa criptovaluta estremamente alta e la vendita non conveniente. Quindi, se io da una parte vado a dire a un investitore compra questa cripto perché ti ripago un sacco di soldi e poi la rivenderai un domani, ma io cerco in tutti i modi di non farti venire la voglia di vendere questa cripto perché è sconveniente, ragazzi, in quanto vi faccio il rebase. Avete lo stake altissimo, quindi da una parte e dall'altra cerco di limitare il numero dei venditori. E beh, ragazzi, è una miscela perfetta che rende estremamente vantaggioso, ovviamente, il possesso di questa cripto. Se non che, ragazzi, noi abbiamo questa cripto da 6 giorni, ogni giorno io ho ricevuto più o meno intorno al 10-15% di rebase, cioè del mio investimento mi viene dato in criptovalute, più un incremento anche di prezzo perché io l'ho comprata intorno a 1,60 euro, 1,50 euro, 1,50 dollari, scusate, 1,60 dollari, ma questo incremento di prezzo non è il vero valore aggiunto perché so già che ritornerà a 1 dollaro, questo lo sappiamo. Però il rebase, ragazzi, me lo stanno dando, quindi il problema è che io non perderò mai
questo incremento di prezzo perché mi hanno dato le coin, me le hanno già date, in pratica le potrei già vendere. In più ho messo anche in stake il tutto, quindi sto cercando di fare anche lo stake perché ho valutato una serie di meccanismi. Quali sono i rischi? Valutiamoli subito e se conviene o meno. Allora, ragazzi, i rischi sono sì, allora ragazzi, il rischio è quello di crash improvviso. Cosa succede se il prezzo crolla improvvisamente? In questo momento Ample sta intorno a Bitcoin a questa cifra, però possiamo anche valutare, se non erro l'ho messa tra i miei preferiti, allora andiamo subito. Sì, allora eccolo qui, sta a 2,87 dollari in questo momento. Beh ragazzi, 2,87 dollari è, insomma, è molto sovraquotata rispetto al suo prezzo naturale, che dovrebbe essere qui, vedete, in questa forchetta qui. Beh, però ragazzi, allora dei crash improvvisi cosa creerebbero in questo caso? Quindi se questa coin crollasse di nuovo intorno a 1, il rebase si fermerebbe. Quindi chi possiede la cripto in questo caso avrebbe in pratica non avrebbe più il ritorno da rebase. Quindi in questo caso dovremmo poi valutare la possibilità di chiudere l'operazione. Molto probabilmente un crollo imminente di questa cripto indicherebbe a tutti che è il momento di uscire, quindi moltissimi venderebbero. A quel punto, ragazzi, ci sarebbe da ridere, perché probabilmente si potrebbe assistere a un flash crash anche del 90% del prezzo, perché in realtà è sovraquotata ed è tutto collegato al meccanismo del rebase. Perciò, se io so che questa cripto man mano che si avvicina a 1 dollaro il rebase non me lo dà più, inizio a chiudere l'operazione e a venderla. A quel punto interviene il discorso dello stake. Quindi questo discorso dello stake deve reggere un eventuale crash del prezzo della moneta, cioè rendere ancora profittevole l'utilizzo di questa criptovaluta, perché poi alla fine è sempre lo stesso il concetto. Se questa cripto non ha senso tenerla, e quindi ok, il meccanismo di rebase mi fa guadagnare, ma come avete visto basta che crolli il prezzo, il rebase si ferma, questo castello va giù come se niente fosse. Ma se ho il meccanismo dello stake che mi consente di avere un profitto sufficiente, può essere che deciderò di tenere lo stesso in portafoglio questa cripto e magari mantenerla ferma per un tot di giorni. Ora questo stake chiaramente ha 60 giorni perché c'ha un moltiplicatore del 3x, quindi in questo momento il team sta tentando di bloccare questo rischio in questo modo, quindi utilizzano lo stake contro un rischio crollo improvviso. Ma dobbiamo anche guardare qui, ragazzi, allora guardate il book nel lato degli acquirenti, vedete, è sottilissimo. Ragazzi, sono quattro spicci. Allora, nel momento in cui io vado a guardare un book del genere da investitore, dico qui basta una balenottera minuscola, neanche tanto grande, mi butta giù un ordine e crolla tutto a picco perché sono pochissime, ragazzi, le coin presenti. Quindi è una coin piccolina. La stessa cosa anche Supero, quindi non è detto che si possa anche andare su solo giù, ragazzi, perché anche su, vedete, il book non è tanto tanto ampio. Lo vedete ancora di più su Bitcoin. Il book relativo a Bitcoin è veramente sottile, ragazzi, proprio sottilissimo. Questi sono Ample, non Bitcoin, ragazzi, non valgono niente questi 131 Ample, non so quanti siano, ma proprio non arriviamo neanche a 100 dollari, ragazzi. Quindi vedete, è veramente minuscolo. Perciò, ragazzi, questo è l'altro rischio di questo investimento. Allora, si possono fare cose strane nel mercato cripto, si possono ottenere grandi profitti, sì, però dobbiamo anche stare attenti. Intanto non sono così finanziario, lo sapete, dobbiamo anche stare attenti a comprendere i rischi di questi mercati. Allora, oggi è un video un po' lungo, però ci sta, veramente spiegare un progetto del genere non è facile, ragazzi. Allora, questi rischi li dovete valutare. È un mercato sottile, non mettete dentro progetti del genere tanti tanti money, perché ragazzi sono pericolosi, sono progetti che vi possono dare effettivamente più 100%, ma anche con un flash crash improvviso qui crolla tutto all'istante, ragazzi, basta una vendita. Avete visto il book sottile KuCoin e l'exchange dove
ci sono i maggiori volumi per questo token, questa cripto. E beh, ragazzi, dobbiamo tenerlo in considerazione. Perciò valutate anche l'entità dell'investimento in questi progetti. Io ho fatto questo, ho valutato l'entità e ho messo su quello che effettivamente per me poteva essere un investimento estremamente importante per una cripto del genere, chiaramente non per il mio portafoglio. Però, ragazzi, il rendimento c'è stato. E che dire, venderò al momento? No, perché non vedo ancora questi meccanismi di flash crash imminente. Aspetterò un po', perché ragazzi, se ti danno il 15% al giorno, quasi quasi ti viene voglia di aspettare. Forse fra un po' di tempo sarà il caso di iniziare a chiudere qualche ampollo per recuperare il mio investimento in maniera tale da tenere dentro solo ed esclusivamente quello che ho guadagnato e quindi a quel punto non rischiare più nulla. Molti faranno così, è probabile. Ragazzi, mercato cripto, una criptovaluta veramente strana, ma molto molto interessante. Perché no? Come si valuta quando è il momento giusto di vendere? Bisogna guardare la market cap. Quando si avvicina a altre cripto importanti, attenzione. L'ho detto nella mia Academy, stiamo valutando tutto questo progetto in Academy ogni giorno e vediamo un po' il da farsi. Fatemi sapere se avete dubbi su questa cosa e cosa non avete capito, magari farò un altro video di approfondimento. Capisco anche che è estremamente complesso, diciamo, l'argomento. Fatemi sapere un po', cosa ne pensate. Vi lascio anche tutti i link nella descrizione. Ciao a tutti. Lunghissimo il video oggi. Ciao!